Benvenuto Simone Binelli e Luigi Bossio qui in diretta dalla piscina di Brescia. Siamo a Brescia pur giocando in casa con la Waterpolo Milano. Allora, situazione subito che si fa complicata per la Waterpolo Milano, che non riesce a trovare una piscina nella sua città. Insomma, le prime due partite in casa verranno giocate fuori casa. Speriamo che questa situazione possa modificarsi il prima possibile, in senso positivo ovviamente per la squadra meneghina. Oggi giornata importantissima, dopo comunque la bellissima prova con il Telimar Palermo, e adesso sono proprio alla start le due squadre, ai blocchi di partenza, i campioni d'Italia del Brescia contro ovviamente la squadra di Milano, che per il secondo anno milita in A1 nel campionato italiano di pallanuoto. Allora, ci sono anche una serie di situazioni molto interessanti a livello di interconnessioni tra giocatori, ad esempio il ritorno finalmente in acqua di Amauris Perez, che è di nuovo è ritornato nel mondo della pallanuoto come giocatore dopo una parentesi, insomma, da allenatore. Come la vedi, Simone, la presenza di Perez nelle file di una squadra giovanissima come appunto quella della Waterpolo Milano? Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Sicuramente un ritorno che fa bene al movimento, è un personaggio sicuramente conosciuto di uno spessore assolutamente di primo piano, e fa bene per questo movimento, che ha bisogno di gente che la sponsorizzi, che la porti avanti. E oggi impresa veramente difficile. Sì. Mezzo tamburi. Ed è bello anche vedere il pubblico finalmente, pur in un campo, diciamo, è in casa, ma siamo fuori casa, sentiamo proprio il tifo ed è bellissimo vedere, insomma, il pubblico. Attenzione, ricordiamo anche la presenza di una serie di campioni del mondo e di campioni olimpici presenti nelle file dei campioni d'Italia, ovviamente del Brescia. Ricordiamo anche il capitano della Waterpolo Milano, Nicolò Gito, che ha portato la squadra in A1, adesso invece è nelle file avversarie. Ci siamo salutati prima dell'inizio della partita, tra l'altro oggi è il suo compleanno e volevamo fargli gli auguri di buon compleanno. 35 candeline da spegnere questa sera con i suoi bambini. Abbiamo anche Edoardo Di Somma, che purtroppo non ha potuto partecipare alle Olimpiadi di quest'anno. Suo fratello Alessandro è stato fautore della rinascita della Waterpolo Milano, portandola dalle serie cadette proprio in A1. E intanto vediamo che il primo quarto è già iniziato da quasi un minuto. Siamo sul risultato di 0-0 in calotta blu. Gli ospiti, attenzione! Ora una volée del numero 6 che finisce sulla traversa. Primo momento di paura per Fran Ciubranić, il portiere del Waterpolo Milano, direttamente, insomma, anche lui dalla cortina di ferro. Eccolo qua con noi. E ora vedremo, speriamo, insomma, sappiamo chiaramente che la squadra ospite, anche se ribadisco, gioca in casa in questa situazione assurda, è sicuramente la strafavorita. È una sfida ormai decennale tra Brescia e Brorecco. Attenzione adesso, intanto la fiammata del numero 8, Petar Kasum, da parte della Waterpolo Milano, che va a finire proprio sul legno. Quindi siamo sul risultato di 0-0 con due legni presi per entrambe le squadre. Eh sì, le squadre che stanno molto attente in difesa, tengono lontani i giocatori, la palla in questo caso riesce a cadere al centro, che prende un'ottima espulsione su Stefano, e primo uomo in più quindi per il Brescia. Vapensky, attenzione, ora è l'attacco della squadra campione d'Italia. 1-2 per tutte le zone, fanno roteare bene il pallone. Attenzione, potrebbe arrivare al tiro, controfinta, 1-0. Proprio gol di Gitto. Nicolò Gitto, che subito saluta la sua vecchia squadra con una fiammata in posizione 3, riesce a portare esattamente la palla all'interno della rete, lasciando un attimino così immobile il nostro portiere Fran Ciubranić. Eh sì, ha fatto un'ottima finta per far scendere il portiere di gambe e poi l'appoggia. Bravissimo Nicolò, che festeggia
diciamo nel migliore dei modi, diciamo inizia a festeggiare nel migliore dei modi il compleanno di, della giornata di ieri, ma assolutamente festeggiarlo meno sempre. Male che fa gli anni una volta all'anno. Speriamo che insomma non abbia festeggiato, anzi vi abbia festeggiato proprio. Comunque, caro Simone, è uno spettacolo vedere innanzitutto il pubblico in questa giornata, in questa giornata di lavoro, perché è un mercoledì, sappiamo che la seconda di campionato è stata spostata in turno infrasettimanale proprio per il turno di Champions da parte dei campioni d'Italia. Attenzione, ora il numero 9 avanza da solo, il numero 9 Jacopo Alesiani, e davanti alla porta potrebbe tirare, davanti a Čubranić che prova a resistere, ma poi alla fine viene lasciare il numero 2, 2-0, 2-0 per gli ospiti che giocano in casa oggi. Suonano i tamburi, a noi piace così. Qua si è fatto sorprendere il giocatore della Waterpolo Milano, bravissimo Alesiani a rubare palla e a ripartire, ha fatto tutto da solo, recupero in difesa e gol. Busillacchi fa ripartire il gioco dei bianchi, ovvero la squadra di Milano, attenzione. Mamma mia, guardate come giocano in anticipo, non lasciano nessuno spazio di passaggio per i giocatori in, con la calotta bianca. In questo caso fortunatamente non va all'anticipo, ma Caravita lancia la palla, viene fermato ancora da Nicolò Gitto, che è veramente carico, ha iniziato il primo dei quattro tempi alla grandissima, ancora a cercare il numero 6, ovvero Boris Popensky, che si trova davanti e il passaggio dalla parte opposta a cercare il numero 9 Jacopo Alesiani. 3-0, 3-0. Questi sono campioni, deve reagire, non si può lasciare nulla. Milano non deve lasciarsi sopraffare dalla potenza della Leonessa. Vediamo ora come va con il capitano Giacomo Lazzoni per prendere la squadra, dargli coraggio, trasmettere tutta l'energia che ben ha fatto vedere nella partita persa, ma combattuta fino alla fine proprio contro i palermitani. Intanto dalle tribune sale il coro a favore dei bresciani, che ci piace sentire il tifo, il pubblico che vorremmo vedere anche a Milano il prima possibile. Assolutamente sì, giocare col pubblico è proprio una cosa diversa. Una giocata di Busillacchi incredibile, non so se voleva proprio metterla così, ma sorprende tutti, sorprende Gitto in marcatura e sorprende il portiere, e 3-1 quindi. Intanto andiamo avanti, siamo al primo tempo, risultato di 3-1 in questo momento, bellissimo questo gol da parte della squadra ovviamente che gioca in casa, pur essendo in un luogo insomma lontano con la tribuna tutta bresciana. 19 secondi è la durata dell'azione che può insomma tenere una squadra nelle mani. Intanto vediamo che cosa succede con numero 6 di nuovo in attacco e solo davanti al portiere, bellissimo, da parte del numero 5 Lasic, bellissimo quel giro di palla veloce per far arrivare davanti al difensore il pallone, cade proprio nello spazio che si è creato Lasic, impugna e Fran Čubranić non può fare assolutamente nulla, bellissima l'esecuzione di tutta la squadra. Escono Popensky e Luongo per quanto riguarda la squadra dei bresciani, anche Balzarini fuori, non ho visto cosa è successo invece nel cambio scelto da Josko Krekovic, l'allenatore della squadra di Milano, e si riparte, attenzione, 4-1 il risultato, siamo a 3 minuti e 30 prima del termine del primo delle quattro tempi regolamentari qui a Brescia. Brescia che veramente sta facendo un pressing all'inizio. Attenzione, quando si batte il tiro, però niente da fare. Niente da fare, ma va fuori sul lato destro. E poi espulsione per Lanzoni. Tesanovic, che tra l'altro guadagna anche un'espulsione. Un uomo in più quindi
per il Brescia, che porta avanti a questo punto l'azione di gioco. Siamo dalla parte opposta, vediamo il numero 3, quindi Cristian Basciutti, il capitano, a cercare il numero 9, Jacopo Alesiani, che sta ben facendo questo giovane ragazzo. Ancora dopo Gitto, prova il tiro, niente da fare. Scusate, non è Gitto, era infatti Vincenzo Renzuto. Anche qui buono il giro di palla con Renzuto, che trova un braccio del difensore. Buona anche la difesa in questo caso della Waterpolo Milano. Renzuto, che arriva da una vittoria ovviamente con il Brescia l'anno scorso, ma lo stesso l'anno precedente con il Pro Recco, il Mondiale a Guangzhou, insieme a tanti altri giocatori che sono qua oggi. Sono una parata di stelle, ragazzi, in quella che è una sfida che dura da 10 anni fondamentalmente tra Brescia e i Liguri del Pro Recco. Vedremo come cercherà di arginare le falle della difesa la squadra di Milano, che sa che deve macinare acqua, deve provare di nuovo un altro gol pazzesco del numero 11, Edoardo Di Somma, che va a siglare il 5-1. Attenzione, ci siamo, non si può regalare nulla. Appena tolgono un pertugio si infilano come veramente dei serpenti a sonagli, ragazzi del Brescia, veramente con gli artigli veramente appuntiti. Non hanno per niente sottovalutato la partita, anzi hanno subito voluto far vedere chi comanda, insomma. Assolutamente, Simone. Sì, loro stanno facendo capire che, insomma, hanno strappato lo scettro al record nell'ultimo campionato per un motivo, perché sono veramente la squadra da battere. Si sta vedendo, vediamo Superchi giocando. Intanto il nuovo arrivo nelle file di Milano, ancora lungo il passaggio ma non ci arriva, fuori palla per i blu, ovvero per i bresciani. Va a battere Jacopo Alesiani, autore di un gol. Si porta avanti, avanza tanto la trama dei bresciani con il numero 11, Edoardo Di Somma, poi a cercare il numero 3, Cristian Presciutti. Un schema di gioco vissuto, riprovato molte volte, attenzione, però tutto finisce in non nulla, e questa è l'occasione per i ragazzi di Milano di far vedere chi sono, di ripartire a testa bassa, concentrati, senza mai mollare, con il numero 9, Michele Superchi, che da poco indossa appunto la calottina milanese. Eccolo, attenzione. Tra l'altro volevo citare anche un applauso grande per Nicola Tononi, che è cresciuto nelle file del Brescia ed è stato acclamato e salutato dalla sua città, anche se in questo momento è qui con noi, con i milanesi. Ancora davanti alla porta il tiro, senza troppi problemi, del numero 3, ovvero Cristian Presciutti, il capitano del Brescia, infila il sesto gol, 6-1. A circa un minuto dal termine del primo tempo. Stanno giocando veramente una pallanuoto incredibile, aulica potremmo dire. Sì. Non devono lasciarsi andare in questo momento i ragazzi di Milano, anzi macinare gioco, passarsela, guardarsi che cosa bisogna fare, che cosa succede in questo momento nella testa di un pallanuotista quando, insomma, si trova in una situazione di difficoltà. Sicuramente come questa non è facile per niente, perché bisogna iniziare a capire come giocare, come contrastare questo pressing veramente asfissiante che non ti permette di avere nessun passaggio facile, nessun compagno di riferimento vicino, e sono subito pronti a ripartire in controfuga. Quindi la prima cosa da capire è, insomma, come poter contrastare. Qua adesso un'espulsione per il giovanissimo Caravita, sì, presa da Di Somma. Favore di Di Somma, infatti, attenzione, Gitto perde la palla ma la recupera ancora Di Somma, il trio con Stefano, scusa, il numero 3, Cristian Presciutti, dall'altra parte, dalla posizione 4, palla che rimbalza e prende la traversa, Renzuto, Presciutti ed Edoardo Di Somma veramente fanno girare la palla in un modo eccezionale. Attenzione intanto Lanzoni dalla parte dei bianchi, ma guarda come stanno pressi, viene pressato duramente sempre da Cristian Presciutti, veramente classe 1982 se non sbaglio. E finisce il primo tempo, 6-1,
ci sono possibilità per macinare insomma risultato, per riuscire a bene. Allora intanto noi andiamo avanti, se puoi chiamare Massimiliano in questo momento, come fare? Intanto andiamo, abbiamo anche i due allenatori, Alessandro Bovo e Krekovic Josko, per quanto riguarda Milano. Vediamo come si trasforma anche la partita dopo un 6-1 iniziale, insomma, quindi bisogna vedere come fare. Attenzione, perché è fondamentale la calma, la tranquillità che devi riuscire a trasmettere Josko Krekovic ai suoi ragazzi, di dire: sapevamo perfettamente che era una squadra forte, ma dobbiamo lottare fino all'ultimo istante, dobbiamo far sì che questa partita sia fondamentale per noi, non possiamo lasciarci andare. Mentre dall'altra parte invece Alessandro Bovo, campione d'Italia e nelle final della Coppa LEN, insomma, invoca la tranquillità ai suoi ragazzi, e sappiamo perfettamente che questo gioco è senza pietà, quindi nessuno regala niente, fino all'ultimo non c'è una relax, una partita così giusto per, ma bisogna far vedere la propria superiorità dall'inizio alla fine. Questa è la pallanuoto, un gioco duro ma che richiede grande passione, vedere anche il tifo da parte del pubblico. Signori, vi posso assicurare che è veramente eccezionale essere qui e trovare nuovamente il pubblico, applaudire insomma e a vedere le azioni di questi splendidi campioni. Intanto sta per iniziare il secondo tempo, perché se fosse collegato in questo momento, siamo sul risultato di 6-1 per gli ospiti, ovvero per la squadra di casa, anche ribadisco, no? È la squadra di Milano a giocare in casa, anche se fisicamente siamo nella piscina bresciana, ed è qui proprio che si sta disputando in questo momento il secondo tempo regolamentare. Rullo di tamburi da parte della tifoseria bresciana, e vediamo che cosa succede. Attenzione con il numero 6 Boris Vapensky, che ritorna in campo, passa al 2 Vincenzo Dolce, ora è attacco da parte della Brescia, ma c'è il pressing invece milanese, fischio dell'arbitro, alza la mano indicando il numero 5, e ora si va ancora Subranic, il portiere della Waterpolo Milano, parte bene in questo primo scorcio del secondo tempo. La squadra di Milano ancora con Giacomo Lanzoni, il capitano, che deve portare in attacco. La squadra arriva quasi verso porta ed è la rete, ma c'è il fischio dell'arbitro, niente da fare, pugno alzato, gol annullato, quindi non si fa, era fallo. Di nuovo palla per i bianchi, vediamo che cosa succede. 1-2, 1-2, di nuovo ancora Lanzoni, che potrebbe tirare ma decide di passare al numero 7 che realizza, bellissima palombella di Tomasone Busillacchi, che pur insomma arrivando da un momento complicato, pur avendo un malessere fisico, si è presentato ed ha segnato il gol del 6-2 in questo momento, scusate, del 2-6 volevo dire. Bene, eccoci qua. Sì. Ottimo Busillacchi, secondo gol, speriamo che sia di doppietta, di buon auspicio, di carica per i ragazzi. Assolutamente, assolutamente. È vero che stiamo giocando contro i campioni, ma siamo entrati non dobbiamo temere, come lo stesso la squadra bresciana, la Leonessa, sa perfettamente che non deve sottovalutare nessun avversario. Bravissimo Jack qua. E ancora Lanzoni che veramente anche nelle interviste recenti ha dato la grinta, lo sprono proprio alla squadra, dire: ragazzi, noi non abbiamo niente da perdere, ce la dobbiamo giocare come solo noi sappiamo, e vediamo che cosa succederà in questo momento estremamente difficile, con 6 reti da parte dei bresciani in calotta blu e 2 da parte dei bianchi. Bene, qui iniziato sicuramente un po' più aggressivi, bravissimo in questo caso Lanzoni a rubare palla, però bravissimi anche il Brescia a ricoprire. Intanto Mauri Perez in campo a dare anche lui le indicazioni
a portare carica alla sua squadra. Insomma, vediamo che cosa succede. Di nuovo il portiere Petar Tesanovic per i bresciani, lungo perfettamente a cercare Mapensky. C'è grande intesa tra la squadra bresciana, ovviamente viene fermato però dal pressing di Giacomo Lanzoni. Buona la sua partita finora, attenzione perché ora un colpo al naso per Perez da parte di credo il numero 3 Cristian Presciutti. Si ferma un attimo, viene invitato ad uscire dal rettangolo di gioco a Mauris Perez, anche lui campione del mondo, ricordiamolo, insieme al suo avversario Nicolò Gitto. Attenzione, intanto la palla è fuori, si attende l'ok da parte dell'arbitro per poter riprendere. Il risultato di 6-2 a 2 minuti di gioco appena passati del secondo quarto. Attenzione, ancora Mapensky, prova una palombella, ma viene parato da Čubranić, il portiere milanese. Attenzione, si va avanti e ora l'attacco da parte di Milano con, non riesco a vedere da qua il numero del giocatore che però viene pressato dal numero 6, Boris Mapensky. Ancora attacco Milano con il numero 4 Nicola Tononi di Brescia. Qua Perez che si era buttato a doppio centro per dare una mano. Guardate però come si chiude bene il Brescia, costringe l'attacco a buttare palla nell'angolino e di nuovo palla alla squadra di casa che non è di casa. Assolutamente. Ricordiamo il numero 2 di Amauris Perez che va avanti. È un numero storico scelto da lui, che lo ha accompagnato in tutta la sua carriera. E vediamo un po' che cosa succederà. Vedremo. Stessone per Busilacchi adesso. Attenzione Gitto, fintone, stava caricando il tiro, invece lungo a cercare Presciutti dalla parte opposta, dovrebbe esserci il numero 7 Vincenzo Renzuto, di là ancora a cercare Mapensky. Questa volta prova un fendente a schizzo sull'acqua da parte del numero 10 Stefano Luongo, ma la palla vola alta sopra la traversa. Čubranić a cercare il capitano di Milano, ovvero Jack Lanzoni, soprannominato The Snipers. Sì, ricordiamo l'anno scorso il tiratore di rigori eccezionale, li ha segnati praticamente tutti. Il numero 8, Kasum, nuovo innesto nelle file milanesi. Attenzione, ancora Lanzoni, prova il tiro. La palla però viene fermata da uno dei difensori del Brescia. Sempre lui, Mapensky, Boris, sta facendo un partitone. Attenzione a Vincenzo Dolce, che viene pressato dal numero 4, Nicola Tononi. Spronato anche dal tifo di casa, un bel applauso per lui all'inizio. Ancora. Molto bene. Lungo il tiro. La palla però va lontana, fuori, nel lato nostro destro, ma sinistro del portile di Waterpolo Milano. Attenzione, adesso è ancora Nicolò Gitto a cercare di iniziare la trama del gioco, ma viene osteggiato dal numero 8 Petar Kasum, che ci crede in questo momento. Fischio dell'arbitro, si lamenta il presidente De Marco che è sotto di noi, lo vediamo. Intanto c'è un uomo in più per Brescia. Attenzione, di nuovo Gitto, il numero 7, poi ancora Gitto, passaggio a cercare, giocano forse un po' troppo. Questa volta finisce la palla, finisce la traversa, niente da fare, resiste in questa azione Milano. 6-2, mancano 3 minuti al termine del secondo tempo. Eh sì, Brescia che ha iniziato questo secondo quarto con meno spinta. È vero che nel primo ha tenuto un'andatura veramente da prima tista. Un treno assolutamente senza freni. Attenzione, ancora lui, Kasum, adesso Lanzoni a cercare in mezzo, prova una c'è nervosismo in acqua, attenzione,
ecco, tra il numero 6 del Brescia e il numero 10. Qua ottima la difesa comunque del Brescia su Novara, e si ributtano subito in attacco. Oh, fuori. Bisogna sfruttare questi momenti in cui le azioni d'attacco del Brescia finiscono fuori, quindi bisogna prendere insomma il toro per le corna, come si suol dire, insomma, quindi bisogna dire: io devo portare la palla in attacco, devo tessere una trama vincente che mi faccia guadagnare metri per poi tirare. Nicolò Gitto, ancora bravissimo il lavoro. Insomma, Novara, scusate, Stefan Andriukov, che si porta verso l'attacco, si guarda in giro, potrebbe essere libero il numero 8, Kasum, i due si confrontano, ma preferisce lanciare il caravita, anzi scusate, sì, scusami, il numero 10, ecco, esatto, e vediamo, ora potrebbe tirare, no. Attenzione, parata pazzesca di Tesanovic, con il gomito, qua ha fatto un miracolo, perché Lanzoni è rimasto lì, non potevano attaccarlo, ricordiamo le nuove regole, ha preso posizione, c'era solo il portiere di fronte a lui, non si può più toccare, si rischia il rigore. Risposta bresciana, da solo davanti alla porta, Presciu. Scusate, 10, Stefano Luongo, che ha preso la sua posizione, quindi 7 a 2, gol sbagliato, gol subito, peccato, perché poteva essere un avvicinamento, non lasciar prendere il largo alla squadra ospite che gioca in casa, vogliamo ripeterlo, perché Milano ancora in questa fase fatica a trovare uno spazio acqua che possa permettergli di giocare le partite del campionato di Serie A1. Eh sì, però adesso sicuramente è più partita, bellissimo il primo gol di Luongo in questa partita dalla sua posizione, che sono i 2 metri alla destra del portiere. Prima ha fatto un tiro che è stato bravissimo Ciubranić a parare, ma in questo caso non c'è stato nulla da fare. Sempre buona la transizione del Brescia, che si riesce sempre a trovare con un uomo libero. E ora vediamo un po' la metà Napoli che si ributta in attacco. Niente, non è fallo. Dalla tribuna venivano un po' di polemiche all'indirizzo dell'arbitro Severo Alessandro e Cavallini, ma la squadra dell'arbitraggio sta funzionando molto bene. Attenzione ora al numero 5, Giuliano Mattiello, direttamente dal Posillipo, arriva 1, 2, 3, 4, 5 bracciate verso la porta avversaria come uno squalo, cerca di trovare il suo compagno Anauris Perez, e ancora di nuovo, questa volta con le unghie Tesanovic riesce veramente a fare una parata, tiro sì. Non era forte, però c'era una palombellina. L'anticipo del difensore del Brescia rischiava di essere un clamoroso autogol, perché l'ha toccata un po' troppo forte, ma che riflessi il portierone del Brescia. Bene, Andriukov, ancora dalla parte opposta. Attenzione qua, espulsione, troppo vicini, non hanno lasciato spazio per battere il fallo, e quindi espulsione del numero 8 del Brescia. Prima espulsione per lui. Sì, momento favorevole per i bianchi, il tiro! Ma questa volta niente da fare, la palla viene stoppata da un difensore di gomito, e ora si va di nuovo l'attacco da parte dei bresciani, sono da solo il attenzione numero... Attenzione qua, un colpo... Numero 9, Jacopo Alesiani, che passa! Rete, 8 a 2. Qua c'è stato un gol di somma, ma si era fermato il giocatore della Waterpolo Milano per un colpo, che però l'arbitro non ha fischiato, e quindi 8 a 2. 8 a 2, il risultato alla 12 secondi dal termine del secondo tempo. Ancora un'azione, vediamo che cosa può succedere. In questo momento ritorna in acqua Jack Lanzoni. Ecco,
Allora, vediamo un po', il medico è andato a vedere le condizioni del giocatore, ma sembrerebbe uno scontro fortuito e la partita può riprendere. Lanzoni di somma. E qua finisce il secondo tempo, 2-1 per il Brescia, sicuramente un tempo più combattuto, sì. C'è stata partita, si è giocato. Speriamo che siano così anche i prossimi due. Allora Simone, come vedi Milano dopo insomma il primo tempo in cui la squadra bresciana è partita a razzo subito per insomma marcare il territorio, nella seconda frazione di gioco un altro gol per Busillati, ma comunque leggero distacco da parte dei campioni d'Italia, 8-2. Sì, sono partiti subito fortissimo, hanno voluto mettere subito in chiaro che sono i campioni d'Italia, questa è casa loro e per venire qua qualsiasi squadra dovrà faticare con le unghie sia in Italia che in Europa. E siamo partiti molto contratti, ovviamente venire qua per noi è la prima volta e insomma un po' di timore ci può stare, però il secondo tempo sicuramente molto meglio, i ragazzi si sono sciolti un po', sicuramente il Brescia ha abbassato un pochino la spinta, ma è venuto fuori un bel tempo. È un bellissimo gesto quello di Somma, che è andato a sincerarsi delle condizioni del giocatore a Waterpolo Milano, che ha colpito involontariamente. Quindi assolutamente, bello anche, sì, è vero. Sportività in campo, un gioco, sappiamo che è la pallanuoto, molto fisica, ma devo dire finora una partita piacevole, corretta. Assolutamente sì. E intrisa anche di rispetto, quindi. Quello assolutamente, ed è questo il bello anche di uno sport così fisico, che c'è davvero tanto contatto, tutto diciamo ogni secondo c'è un contatto, ma c'è anche tanto rispetto vediamo nella panchina di Bovo, che sono tutti tranquilli, seduti, mentre qual è l'indicazione che sta dando Krekovic ai suoi in questo momento, tu che sei stato allenatore in Serie B? Beh, allora sicuramente qua ci saranno indicazioni diverse, ma questa per la Waterpolo Milano deve essere una partita da giocare, per trovare un po' di alchimia di squadra. I ragazzi purtroppo per varie vicende sono arrivati un po' alla spicciolata e quindi è fondamentale iniziare a giocare insieme, a trovarsi trovare veramente un po' di squadra, quindi quello è fondamentale, non importa contro il risultato in questa partita, devono importare altre cose e soprattutto appunto è quello di giocare insieme. Le partite saranno altre. Sei quelle veramente carico, Simo, quando parli così ti ascolto proprio ogni singola parola. Intanto 8-2, sta per iniziare il terzo tempo, vedremo se ci sarà un fuggi da parte dei bresciani che allungheranno, oppure invece la Waterpolo Milano riuscirà ad accorciare, come tra l'altro aveva fatto in occasione della prima di campionato a Palermo contro il Telimar, facendo ben vedere. Vediamo, sapevamo assolutamente che era una partita difficilissima, gioca serenamente la squadra campione d'Italia, vedremo insomma come ci comporteremo in questo terzo tempo che di solito è fondamentale per le sorti della partita. Attenzione, Brescia in avanti con il numero 3, Cristian Presciutti, il capitano del Brescia, nazionale, l'uomo dell'esercito se non ricordo male, dall'anno scorso. La palla entra, avevano alzato le mani i giocatori della Waterpolo Milano, rete del numero 4 Tommaso Gianazza, il centro boa dei blu. Si riparte con Busillacchi, con calotta bianca, con il numero 10, va a cercare Perez, ancora Perez, porta avanti il gioco milanese del centro della vasca regolamentare, poi a cercare Andrew Cobb,
il passaggio dall'altra parte. Ancora Andriuco. Attenzione, in qua mezzo, espulsione. Busilaghi che viene fermato, espulsione per i bresciani. Attenzione, Lanzoni potrebbe tirare, ma vede il numero 9, ovvero Michele Superchi, decide di passare dalla parte opposta. Attenzione, il numero 8, ancora c'è Superchi libero col numero 11, potrebbe tirare, ma decide di passare a Lanzoni. 1-2, 1-2, mancano 5 secondi, bisogna tirare e niente da fare. E palla fermata dalla Brescia che ora va avanti in controfuga con il numero 5, dovrebbe essere Lasic, ma non ne siamo sicuri, e la palla va, ma ha fischiato l'arbitro, quindi non è gol. Eh sì, qua ottima difesa sull'uomo in meno, il Waterpolo Milano ha cercato ancora l'uomo sul palo, ma hanno chiuso in maniera esemplare, e quindi di nuovo controfuga, di nuovo palla centro, bellissima girata, ma bravissimo Kubranić. Sì, Kubranić para, impedisce ai campioni d'Italia di fare la decina, e ora vediamo, ancora palla per i bresciani, però c'è fischio dell'arbitro, c'è un attimo di confusione in questo momento, riprende, si gioca un po' duri, palla al portiere, il numero 1, Fran Kubranić della squadra di Milano, via, lascia rifiatare i suoi, a cercare il numero 8, Kasum. Primi due minuti un po' caotici, alcuni controfalli di troppo, qualche palla persa di troppo, forse anche un po' di stanchezza. Ricordiamo che la seconda giornata di campionato, dopo sicuramente il campionato dell'anno scorso che è stato molto molto strano, e poi di nuovo recupero. Attenzione, Presciutti da solo contro Kubranić, Presciutti e sbaglia! Sbaglia davanti alla porta, e attenzione, dalla parte opposta arriva il capitano Giacomo Lanzoni, viene reclamato un angolo, ma la palla viene data al Cane Bianchi. Attenzione, c'è un uomo in più per i milanesi, attenzione, perde la palla anche in questo momento il numero 8 della squadra milanese, Kasum. Ah, e qua controfallo, perché si era messo davanti al pallone benissimo Giannazza, e Kasum commette fallo. Comunque sia, pesa la palla in attacco, la Waterpolo Milano, che fa un po' di fatica a trovare dei buoni tiri. Ora vediamo l'attacco del Brescia, viene tenuto molto lontano in questo caso, quindi buono il pressing, vediamo se la palla rimane lontana dal centro. E anche qui una palla recuperata, ma tanti errori in questo terzo tempo da parte di entrambe le formazioni. Sempre 9-2 per il Brescia. 9-2. E ora palla in attacco, c'è tanta stanchezza, guardate questa azione dove si gioca in 2 contro 2. Di nuovo Andriuco! Con un passaggio a Nicola Tononi riesce a portare a 4-3 i gol da parte della squadra milanese, quindi doppietta di Busillacchi e un gol da parte di Nicola Tononi, un gol speciale mi viene da dire, anche perché insomma nella sua piscina, là dove si è cresciuto, insomma, bresciano. Si riparte con Nicolò Gitto. Boris Wapensky. Pressato, poi ancora. Ancora Gitto. Gitto a cercare il numero 10, che però viene pressato, attenzione! E adesso veramente un tiro incredibile da parte del numero 9, Jacopo Alesiani, l'attaccante bresciano, che però trova di fronte a sé il nostro Kubranić, che riesce a parare un tiro insidiosissimo in mezza rovesciata. Ancora adesso il pressing rabbioso da parte dei bresciani. In
questo caso si sì, trovano l'espulsione, gira bene la palla Andriuco al centro. Ed è arriva della sua seconda espulsione, quindi deve stare attento. In attacco il Brescia, ma resiste Milano storicamente. Vai ragazzi, Ciubranić. Ciubranić a cercare ancora Andriukov, che esce dall'espulsione, ora prende la palla, è riconoscibile dal suo tatuaggio sull'avambraccio destro, e ora a cercare il numero 9, Michele Superti, nuovo acquisto da parte di Waterpolo Milano, dalla parte opposta, Tononi in mezzo, per Ettore Novara che guadagna un rigore. Sì. No? Sì, è rigore. Rigore, attenzione, momento positivo per i milanesi. Siamo qui adesso, il capitano Giacomo Lanzoni potrebbe insomma inserire il numero 4. Attimo di suspense prima del tiro, il tiro! Bravissimo Lanzoni. Anche Lanzo non sbaglia, finalmente 9-4. Quindi un terzo tempo in questo momento positivo, 3 minuti e 36. Simone, che cosa succede? Veramente può rosicchiare ancora qualcosa Milano se mantiene questa determinazione, o forse è un rilassamento dei campioni d'Italia? Ma c'è sicuramente più partita, sicuramente il vantaggio di 6-1 del primo parziale ha dato un po' di molta tranquillità ai campioni d'Italia, però certo. sta giocando, adesso c'è partita, la Waterpolo Milano ci sta provando, qualche errore di troppo dei campioni d'Italia esatto, ci sta sicuramente, sta dando una mano alla formazione milanese. Perez, Lanzoni, sentiamo le urla di attenzione, ma c'è fallo. C'è fallo, non è gol. Peccato, era bellissima la prestazione. Era entrato da zona 4, ma purtroppo fischia un'irregolarità. L'arbitro Severo Alessandro. Attenzione, ora siamo dalla parte opposta. E ancora. E qua. Fallo, si guardano i due arbitri. Fallo a favore dei bianchi, confermi, sì. Rigore e espulsione di Perez, anche per lui la seconda, quindi anche lui rischia, dovrà stare attento. Ricordiamo che dopo alla terza non si può più rientrare in acqua, si esce, niente più pozzetto ma solo panchina per te se hai compiuto 3 falli da espulsione. Attenzione, vediamo al tiro il che mazzata, ma la palla non entra, giusto? Mi confermi, Nicolò Gitto non inserisce, scusate, no, non è Nicolò Gitto, sbagliato, ma Vincenzo Renzuto sbaglia, e quindi risultato fermo al 9-4, situazione dei rigori 1-0 per quanto riguarda Waterpolo Milano, se vogliamo darci questa speriamo che i punti ci diano anche positiva, insomma, ci diano anche qualcosa in più. Però 9-4, abbiamo ancora 2 minuti 5 in questo tempo, tutto da giocare e non ci si risparmia per niente. Milano non ha nulla da perdere, Brescia deve razionalizzare insomma il suo vantaggio, ma deve stare attenta, anzi deve far vedere che sono loro i campioni. E ancora attenzione, il numero 7 Renzuto viene fermato da Perez, mamma mia, di nuovo Gitto, e questa volta ce la fa, ed è 10-4, più 6 per Brescia in questo momento, a 1 minuto e 44 al termine del terzo tempo di 4, la terza frazione di 4, attenzione. Eh sì, qua terza espulsione, fa girare ancora bene il pallone, il pressing, trovano un buco nel pressing della Waterpolo Milano a cui può arrivare la palla comodamente all'attaccante che deve soltanto appoggiarla al centro. In escono quel caso Renzuto, Gitto e Vapensky per la squadra bresciana, li vediamo passare proprio qua sotto, e intanto c'è attacco Milano. Lanzoni a cercare il numero 4, Nicola Tononi,
ancora riesce a sgattaiolare fuori dall'attacco, dalla difesa del numero 8 Alessandro Balzarini, si lamenta ma finisce il tempo. Scusate, viene chiamato un time out a 1 minuto e 23 da parte dei milanesi. Qua bravissimo Tononi che difende la posizione, ricordiamo che il Brescia sta facendo un pressing indiavolato, si mettono proprio davanti ai giocatori del Waterpolo Milano per non dare nessuna linea di passaggio, ma in questo caso bravo a ricevere, decide di andare diretto verso la porta, gli arbitri vedono una trattenuta di troppo e quindi espulsione. Non ho visto il numero del giocatore espulso, penso che sia il numero 6, e coach Krekovic chiama il time out, vuole che la partita finisca con il minor distacco di punti possibile, perché sarebbe una ovviamente una carica di energia assolutamente per il gruppo. Quello che vogliamo, è quello che ci auguriamo, proprio in quello che è anche la nostra prima telecronaca nel campionato 2021-2022 in A1, quindi abbiamo tutta la voglia di crescere anche noi come appassionati di pallanuoto, sperando che ci sia tanto pubblico a seguirci sia dal vivo che nelle dirette streaming. Attenzione, ancora di nuovo i bianchi in attacco, questa volta dalla parte opposta, Caravita a cercare Lanzoni, poi Kasum, ora la palla ancora Lanzoni, potrebbe tirare, ma niente, si perde l'azione in questo momento. Peccato che Busillati aveva in mano la palla del tiro, niente da fare, controfuga dalla parte opposta, ora è Nicolò Gitto a dover tentare la rete, ma niente da fare. Qua espulsione guadagnata su Petar Kasum, anche lui doppia espulsione, seconda espulsione, sempre su ripartenza, uomo in più sbagliato, non perdonando. Rete implacabile della numero 10 Stefano Luongo, che insomma infila il gol 11 come dicono in Inghilterra, e quindi 11-4. È bellissimo questo gol di Luongo, si prende la responsabilità da fuori e fa un gran gol. Si riparte, 37 secondi al termine del terzo tempo, risultato di 11-4, si va avanti con l'attacco dei bianchi, ovvero la squadra di casa, anche se gioca fuori casa, quindi Waterpolo Milano che sta sfidando i campioni d'Italia in carica, i bresciani della N Brescia. Fa bravissimo il portiere Peter che esce a difendere fuori, lui. Esatto, dai due pali. Viene chiamato un fallo, non è d'accordo la panchina, e ora con una mano riesce il nostro Ciubranić a sventare una fiammata veramente a pelo dell'acqua del numero 3 Cristian Presciutti. Finisce il terzo tempo, 1 minuto e 55 di pausa, e noi anche possiamo dare un giudizio positivo di questo terzo tempo, Simone. Ma direi assolutamente sì, tolto il primo tempo con un appunto 6-1, ora la partita in questi due tempi è stato un ottimo 5-3, è stata una bella partita giocata ad alta intensità, ovviamente per la Waterpolo Milano ottima, perché non c'è quel distacco che magari ti aspetti, certo, quando arrivi da qua. Sicuramente in casa Brescia possono dire che in questo tempo qualche occasione di troppo, qualche spreco, forse per un po' di fretta e sicuramente anche per un po' di stanchezza. Ricordiamo che Brescia comunque ha anche le coppe, questo è il motivo per cui si gioca in infrasettimanale, e sicuramente stancano e logorano anche i campioni. Assolutamente. Quindi ci può stare, ma sicuramente in questi due tempi c'è stata partita, è stata una bella partita di fronte a un bellissimo pubblico. Assolutamente, tra l'altro è estremamente corretto. Vediamo anche la situazione degli espulsi. Abbiamo Perez con il segno rosso sul tabellone, quindi tre espulsioni, quindi è fuori praticamente. Esatto, ne abbiamo poi Andriukov 2. Esatto. Mentre dall'altra parte, insomma,
Presciutti no, a zero, abbiamo forse Balzarini con due espulsioni che insomma è a rischio, ma insomma partita finora estremamente corretta. Ah, chiedo scusa, avevo detto di un'espulsione di troppo a caso, ma ho sbagliato a segnarla, perché dal tabellone dicono che ce n'è una, quindi l'unico della Waterpolo Milano a rischio due espulsioni è Andriukov, e per il Brescia abbiamo detto Balzarini, sì. Quindi gli unici due che devono stare un po' più attenti in questo quarto tempo per finire la partita. Allora, quarto ed ultimo tempo, risultato di 11-4 per gli ospiti che giocano in casa, quindi Brescia 11, Milano 4. Si riparte in questo momento per l'ultimo tempo della seconda di campionato, in quella che potrebbe essere, in quello che potrebbe essere un derby milanese, un derby lombardo. E ora si va con i blu, ovvero i bresciani, in avanti. Attenzione, che non vogliono lasciare nulla, neanche la palla di pressing veramente di inizio. Arrembante, attenzione, ancora Presciutti, bloccato da Lanzoni, ma ancora sua la palla, a cercare il numero 9, Alesiani, dalla parte opposta. Alesiani, niente, fallo, si ritorna indietro, attenzione, ora palla ai bianchi, quindi il difensore Andriukov. Ecco qua che si riparte in attacco, sempre la palla a Lanzoni, che sta facendo un ottimo lavoro di regia. E nuova espulsione, questa volta del numero 4, quindi Gianazza Tommaso. Attenzione, Lanzoni arriva, 4-4, piano piano davanti alla porta, a cercare Andriukov, che ha fatto insomma bene in questo terzo tempo. Ancora di nuovo il passaggio dalla parte opposta, di nuovo Andriukov potrebbe tirare, invece preferisce passare a Lanzoni, che spara la bomba, ma la palla va fuori. Peccato, qua ci stava. Il giro palla è stato buono, ci stava il tiro. Forse c'era libero anche un palo che si era liberato con il giro del pallone e nuovamente. Di somma, con tutta la cattiveria, Edoardo Di Somma porta il 12-4, l'ha vista, l'ha cercata e bam, ha caricato il destro e ha sparato proprio una missile e non l'ha potuto Ciubranić. 12-4 quindi per Brescia. E nuovamente Waterpolo Milano che sbaglia un uomo in più e non perdona, il Brescia riparte subito. Quindi 8, Andriukov fermato, ma non c'è fallo, ora in due Presciutti e il numero 10 Stefano Luongo su Andriukov, pressing veramente asfissiante, attenzione, ora Mattiello, viene però fermato da Edoardo Di Somma, che praticamente è ovunque in piscina, dove finisce la palla c'è lui, e è lungo però questa volta il tiro verso il numero 3. Attenzione qua, espulsione che si poteva evitare di Petarkasum, che proprio passa davanti, sì, niente, passa sopra il giocatore. Stefano Luongo 1-2, 13-4, 13-4 in questo momento su traversone di Edoardo Di Somma, manda la palla in zona Presciutti, che a sua volta rilancia Stefano Luongo. Sembra tutto facile da qua, in realtà è lavoro dei campioni d'Italia, insomma, dei mondiali, di ori che pesano sul petto, insomma. Assolutamente sì, e si vede che quarto tempo giocano come se la partita fosse iniziata da ma non è ancora finita, bisogna sfruttare ogni singolo momento di questa partita. 13-4 con Balzarini che viene espulso, viene commesso fallo ed è rigore, però questa volta non sarà più Lanzoni ma il numero 8 Petarkasum dal dischetto ovviamente immaginario.
si attende il fischio dell'arbitro. Anche Balzarini con due espulsioni, quindi anzi con tre espulsioni, quindi finita la partita anche per lui. Balzarini che era in forse, non sapevamo se poteva esserci Marco Stocco! Deciso un rigore parato sia per il Brescia che per il Waterpolo Milano. Ancora attenzione, palombellone dead list, foglia morta, la palla cade lentamente in una bisettrice pazzesca e si infila proprio all'interno alle spalle di Ciubranice. Si alza il periodo di Brescia con 14-4 per far vedere che il pubblico c'è, presente e gode nel vedere la propria squadra a vincere in modo così eclatante. Ma Milano deve solo pensare che sta combattendo contro i più forti d'Italia e i primi quattro d'Europa, quindi insomma Busillacchi se non ho visto male. No, in questo caso Petar Kasum. Sempre Kasum. Diciamo che ha risposto un po' alla parabola, insomma, che aveva fatto poco prima il numero 6 Boris Vapensky, quindi risultato di 14-5 più 9 per i bresciani a 5-16 dal termine del quarto tempo e quindi della partita. Eh sì, lì aveva sbagliato il rigore, si vede che voleva segnare, voleva entrare anche lui nella lista dei marcatori. Si è fatto trovare, tanto movimento per Petar Kasum, e in questo caso ha trovato poi un bellissimo, bellissimo gol. Di Somma, dalla parte opposta, Presciutti se non sbaglio. Ancora Di Somma, viene servito, attenzione, carica il destro, ma la palla va in alto questa volta. Ciubranic chiama i suoi, si fa sentire anche Josko Krekovic, l'allenatore croato che da quest'anno è sulla panchina della Waterpolo Milano. Subito ha dato un taglio di energia e di positività, insomma, un gruppo giovane, una squadra completamente nuova, se non per Lanzoni e Busillacchi. Attenzione ancora dall'altra parte, il numero 8 Kasum, sono che siamo in più per l'espulsione su Di Somma. Lanzoni, sono 10 secondi ancora, bisogna tirare ancora Kasum e questa volta niente, perdono la possibilità, l'attimo fuggente viene mancato, peccato, però si va avanti. Attenzione, 4 minuti al termine del quarto tempo, 14-5 per i bresciani. Attenzione, uomo in più, siamo al ridosso della porta, attenzione, perché in questo momento lottano veramente con tutto il corpo, anche Cristian Presciutti cerca di mandarla dentro con la pancia, ma la palla rimane nelle mani di Ciubranovic. Attenzione, qua peccato, uomo in più per Waterpolo Milano, ma la palla non arriva da Andrukov. Scollo, attenzione ancora a cercare Andriukov, ma non si intendono i due, la palla viene ripresa da Boris Vapensky, attende del tempo, intanto viene il pressing del numero 3, schermaglie tra i due, ma fischia l'arbitro e si va di nuovo, la palla proprio sulle mani di... niente, non c'è niente da fare. Pugnalato Ciubranovic, 5 più 10, cifra tonda. Eh sì, qua ottimo l'espulsione presa, l'hanno cercata sul giocatore da Waterpolo Milano, Scollo, che cade un po' nella trappola e poi contropiede portato perfettamente, palla di Somma che è scatenato, quarto gol per lui assolutamente nella serata. Sì, esce qua sotto. Stefano Luongo e anche Edoardo Di Somma, insomma
e via si riparte. Ne approfittiamo anche per salutare suo fratello Roman e Alessandro. Espulsione del numero 3 del Brescia, Presciutti, che si fa sorprendere Lanzoni, in questo caso. Lanzoni, 9 secondi, 1-2, attenzione dall'altra parte Andriuco, scusate Mattiello, Lanzoni potrebbe tirare ma viene fermato dal numero 7, Renzuto, ancora dalla parte opposta Mattiello, 1-2. Con il 9 ancora Superchi, perdono palla e il Brescia non dà possibilità al Milano di creare gioco. La tenaglia del pressing porta i suoi frutti e ora siamo dalla parte opposta, si guarda in giro il numero 3 Cristian Presciutti, ovvero il capitano, fischio dell'arbitro, chiede il fallo da parte di Andriuco, ma attenzione! La palla entra, segna Lasic. Qua terza espulsione, quindi anche per Stefan Andriukov finisce qui la partita. Ha dato veramente tanta sostanza, è sempre ripartito, ha sempre cercato di il movimento, comunque di dare una spinta in attacco, ma tre espulsioni anche per lui e 2:10 da giocare. Numero 8, Peter Kasum, Lanzoni. Lanzoni, dobbiamo andare avanti fino alla fine, questa anche è una dimostrazione di orgoglio da parte della squadra di Milano. Ancora Kasum a cercare Caravita, Kasum perde palla ma la recupera, attenzione, da solo Busillacchi ma viene fermato come se fosse circondato da una serie di coccodrilli che si impossessano del pallone e portano avanti il gioco. Attenzione Egitto! Alza le mani la difesa. 1:24, risultato di 16-5 più 11. Il tiro è questa volta però viene. Guardate che forse c'è la possibilità di ripartenza in controfuga. Lanzoni. Qua c'è il giovanissimo Caravita che sta andando in avanti ma non viene visto. Lanzoni preferisce portare avanti il gioco, si guarda in giro, si cerca di liberare ancora il numero 8 Kasum che infatti viene servito, ancora Lanzoni arretra, passaggio e niente. Eh sì, di nuovo palla un po' sprecata, persa, peccato. Un po' lasciata andare infatti, però vediamo ora il Brescia che immediatamente si impossessa della palla e a questo punto però. Prima peccato, c'era Caravita in controfuga, Lanzoni evidentemente non l'ha visto e si riparte, mancano proprio stanchezza da parte delle due squadre, assolutamente stiamo un po' sì, tirando i remi in barca insomma. Anche perché mancano 20 secondi. Lanzoni, ultima possibilità forse, ultima azione per insomma portare a 6 la distanza, infatti aspetta proprio il momento giusto, 9 secondi al termine di questa partita che ha visto ovviamente il risultato da parte della squadra campione d'Italia e finisce in questo momento 16-5 fuori casa, ma in casa Brescia conquista punti preziosi per consolidare il suo primato in classifica. Partita importante invece per quanto riguarda la squadra di Milano, perché Simone ha avuto modo di confrontarsi con i numeri uno, con i migliori giocatori del campionato italiano, da quello che racconta insomma il campionato scorso. Che partite hai visto in questa seconda di campionato, Simone? Beh, sicuramente quello che ci si aspettava, cioè il Brescia che provava a comandare da subito e a dilagare per mettere subito in sicurezza la partita. Così è stato, 6-1 nel primo tempo. Sicuramente la Waterpolo Milano è entrata molto contratta in acqua e
ci ha impiegato un pochino a, diciamo, a prendere il ritmo. Beh, sono andati bene il secondo e il terzo tempo, è stata una bella partita, c'è stata partita. Nel terzo un po' di stanchezza e un po' l'esperienza del Brescia, che è una squadra veramente invidiabile, che punterà a vincere sicuramente anche quest'anno. E gli hanno permesso di chiudere, diciamo, in scioltezza. Esatto, comunque sì. bella partita, si salutano i ragazzi, bello anche vedere questa fratellanza che, insomma, contraddistingue la pallanuoto, storie che si intrecciano, Nicolò Gitto, che comunque è stato capitano di Waterpolo Milano, sa cosa vuol dire la dirigenza, insomma la fatica che ci vuole per poter, insomma, essere una squadra di vertice. Invece il Brescia veramente eccezionale, ha dato prova anche, intanto ringraziamo anche l'ufficio stampa del Brescia, ringraziamo l'ospitalità e la cordialità ricevuta dalla piscina, quindi da tutto lo staff organizzativo del Brescia, grazie ragazzi, e siete proprio i campioni d'Italia, mi viene da dire, insomma, quindi, assolutamente sì, siamo stati più che bene, direi, ci hanno fatto sentire a casa. Noi vogliamo, infatti eravamo a casa, pur non essendo a casa. Dove saremo la prossima partita, mio caro Simone, che è un attimo di vuoto mentale? No, la prossima saremo a Salerno, quindi una partita... Siamo, insomma, in zona questa, Mattiello, questa è una partita, è una delle partite che bisogna portare a casa, ecco, esatto, che bisogna giocare, bisogna giocarsela tutta, perché sia per noi che per loro sarà una partita fondamentale, e vedremo un pochino, sarà sicuramente battaglia. Allora, da Brescia termina qui la nostra telecronaca, speriamo di avervi fatto divertire, di aver vissuto con noi le emozioni della pallanuoto. Brescia vince contro Waterpolo Milano 16-5, questo è il risultato, e chiaramente lo sapevamo perfettamente, complimenti ai campioni bresciani, ma c'è da lavorare, ma siamo sulla strada giusta per quanto riguarda Milano. Sì, direi di sì, il gruppo è nuovo, è giovane. Rispetto allo scorso anno è cambiato per 11 tredicesimi, soltanto due sono rimasti, che sono capitano Jack Lanzoni e Tommaso Musilacchi. Quindi autore di una doppietta oggi, tra l'altro, esatto, nonostante avesse avuto dei problemi fisici, insomma, c'è stato. Allora ringraziamo Andrea Colnago, che oggi era in veste di regia, Massimiliano Chinelli da Milano, ringraziamo Roberto King Re e Lorenzo, che erano alle telecamere, insomma tutto lo staff anche di Waterpolo Milano, Simone Binelli, Luigi Bossi, noi vi salutiamo e vi ringraziamo per aver vissuto con noi la pallanuoto, la Serie A1 del campionato italiano.